La festa è finita e il nuovo anno è iniziato. Siamo ritornati qua nella solita location, almeno una delle solite location. C'è qualcuno che è ossessionato da questo quadro qua dietro, che mi chiede tutte le volte di chiedere a Vittorio Sgarbi chi l'ha fatto. Penso che non sia un gran quadro, però insomma ci sono affezionato ed è nella mia casa di Milano. Glielo chiederò prima o poi. Che cosa è successo oggi sui giornali? Ve lo dico perché da stanotte che lo leggo sugli aerei e vi do una specie di non chiave di lettura, un consiglio. Allora, se c'è buongiorno a Barbara Martina, è la prima dell'anno che mi si presenta qua su Facebook e sulla zuppa. Allora, qual è il consiglio che vi do da addetti ai lavori? Il giorno dopo in cui parla il Presidente della Repubblica italiana, una cosa dovete fare: evitare di leggere i cosiddetti quirinalisti, cioè sono quei giornalisti che sono addetti soltanto alle segrete cose, si fa per dire del Quirinale, fonti del Quirinale, si dice al Quirinale, sono soltanto quelle che un tempo si chiamavano veline, cioè in realtà sono interpretazioni che vengono fatte dagli uomini vicini, come si dice, spin, che vengono, oggi si va di moda a dire così, non veline, spin fatti dagli uomini vicini ai presidenti della Repubblica, qualsiasi essi siano, e dicono scrivete più o meno queste, mettete in evidenza oggi sui giornali, ad esempio, che grandi ascolti che ha fatto il discorso a reti unificate, aggiungo io, del Quirinale, 10 milioni di ascolti, quanto una partita di calcio, forse più di una partita di calcio, con il piccolo problema che era su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Rai 5, insomma, su tutti i insieme, adesso non so quali fossero perché io ero all'estero, non ho idea, ma in genere è sulla 7, su Mediaset e su Rai 1 in contemporanea. Quindi insomma, così gli ascolti sono buoni a farli anch'io, cioè la più pippa di tutti in termini di auditor. Ma non è questo il punto fondamentale. Oggi lo spin dice che è andato anche bene sui social, alcuni dicono che è stato molto, questa è la sedia messa in quella maniera, il quadro regalato dalla presidente della società degli autistici, della società dell'ospedale. Insomma, ci sono tutti quanti i segnali che ovviamente gli spin ci danno. Quali sono i punti di vista dei giornalisti, diciamo più o meno tifosi, e che è quello che mi interessa. Il Corriere della Sera ha un titolo, diciamo, cronachistico, anche se Fontana, il direttore, oggi lo interpreta in maniera diversa: nuovi richiami di Mattarella. Fontana, il direttore, dice che questi nuovi richiami sono al nuovo governo Grillo Verde. Invece il Repubblica è Mattarella sfida Movimento 5 Stelle e Letta, un partito, quello di Mattarella, che sarebbe quello dei, boh, non so di chi. Molto interessante invece quello che dice Belpietro dalla parte, diciamo, più filogovernativa, dietro al buonismo di Mattarella e delle frasi circostanziate di Mattarella, poi si dimentica che ci si attacca il cattivo Salvini e ci si dimentica che proprio ieri la rete ha avuto nei confronti proprio di Salvini un gesto di odio augurandogli la morte o dicendo che era morto in un incidente di auto. Invece il Foglio con Merlo, che forse fa il pezzo più aderente alla realtà, poi dopo piacere o non può piacere questa realtà, ma quello che sembrerebbe che ieri abbia messo in evidenza Mattarella sono le sgrammaticature politiche di questo governo, che ne fanno forse anche la sua, diciamo, ragionevolezza per chi non vuole avere un governo di Mattarella, De Mita, Pomicino, Craxi, il mio amico Renato Altissimo, che è scomparso e pace all'anima sua, come tanti di questi qua. Cioè, voglio dire, le sgrammaticature politiche sono esattamente le sgrammaticature rispetto a una politica che purtroppo, forse per i nostalgici della prima o della seconda repubblica, è completamente cambiata. Piaccia o non piaccia, ma ogni tanto la politica deve dare delle sgrammaticature, dico agli amici del Foglio, se no pensate un po' voi che cosa ci ritroviamo, anzi un'idea ce l'ho. Il tema fondamentale della giornata che farà discutere non è tanto quello che dice Mattarella, perché il giorno dopo su Mattarella si tira un po' per la giacchetta da tutti i punti di vista, è stato contro Salvini, a favore di Salvini, Salvini ha subito detto nelle cronache dei giornali di oggi c'è che non si sente assolutamente attaccato, anzi anche lui è per molte delle cose che ha detto, ma la vera notizia della giornata è che i propri viri del Movimento 5 Stelle espellono quattro loro rappresentanti, e questo insomma può anche andare bene, se non che al Senato ne espellono due, cioè De Falco e un altro. A me non sono praticamente simpatici, anche De Falco, voglio dire, boh, non so, non riesco a capire quali sono, siano questo mito di De Falco, ma comunque c'è questo mito di De Falco creato dagli stessi Grillozzi che oggi lo cacciano. Ma il punto non è questo, e neanche forse che ci sono 30-40 parlamentari che chiederebbero una motivazione pubblica di
dice il Corriere della Sera, nessuno retroscena il motivo per il quale sarebbero stati espulsi questi, ma sai, ha votato contro il decreto sicurezza, ha detto tutti i colori, quindi secondo una disciplina di partito che aveva il PC, aveva il PSI, aveva la DC, per ritornare ai vecchi canoni della politica, cioè quelli di Mattarella, che gli stessi grillozzi vorrebbero rompere ma che non riescono a rompere del tutto, beh, insomma, questi hanno criticato apertamente le ultime scelte fondamentali del partito, e il partito lì, che fa finta di non essere mai esiste, cioè la Casaleggio Associati, come qualcuno oggi scrive, dei dissidenti del Movimento 5 Stelle, li fa fuori. Ma il punto fondamentale, ed è questo quello sul quale vi vorrei intrattenere, è che al Senato, su 165 voti necessari per 161 voti necessari per governare, è il governo fatto da grillozzi e verdi e leghisti è a 165, quindi a 4 voti di maggioranza. Insomma, molto difficile poter pensare di governare 4 anni con una maggioranza così risicata, soprattutto se non si riesce, se come normale mi sembra che sia di questo raggruppamento governativo, non si voglia allargare. Nel frattempo, mentre Napolitano parla, Di Maio e Di Battista, che è ritornato dalle sue vacanze, fanno un appello fondamentale. Che cosa ci dicono? I giorni scorsi ci dicevano che Di Battista, in retroscena dei giornali, sarebbe diventato commissario europeo, vicepresidente del Consiglio, e cos'altro hanno trovato? Non so, di tutto gli volevano dare. Insomma, mi sembra che oggi i giornali ridimensionano questo, che era forse una fake news montata d'arte nei giorni scorsi, e oggi dicono che non farà nulla di questo, perché il Fatto Quotidiano, cioè il fake, in che soltanto in un caso non è fake, cioè quando parla degli uomini di cui è strillone, cioè i grillozzi, beh, il Fatto Quotidiano ci spiega quello che farà Di Battista, farà il cosiddetto anti-Salvini nei prossimi 6 mesi in vista delle europee, scusatemi, per far recuperare un po' di quota al Movimento 5 Stelle, e poi per il resto andrà in Congo. Andrà a fare un reportage fondamentale. Ciao Alessio, auguri in Congo. Quindi Di Battista, da giugno in poi, dopo le europee, sarà in Congo. Ma cosa dicono i due? Dicono che la battaglia fondamentale prima delle europee, sapete quale sarà? Battiamo e abbattiamo gli stipendi dei parlamentari. Grande battaglia fondamentale per questo paese, tant'è che Salvini, che ha il senso del ridicolo, forse non quando si mette, cosa che ieri gli è stata rimproverata da Mattarella indirettamente, le felpe come la mia, ma non come la mia, ma con quelle con le effigi delle vigili del fuoco, della polizia, di tutti quanti, ma al senso del ridicolo quando dice: ma ragazzi, ma davvero questa è la priorità, abbattere gli stipendi dei parlamentari? Cioè, mi sembra una cosa un po' risibile. Magari forse sulla macchina complessiva si può parlare, una macchina complessiva che costa 1 miliardo alla Camera, 1 miliardo al Senato, mi sembra 1 miliardo, insomma, si può anche risparmiare qualche cosa là dentro, ma l'idea che si parta con i parlamentari, li rendiamo come i sindaci, per cui uno, pur di non fare il sindaco, fa qualsiasi altro lavoro, a meno che non ha degli interessi nella, diciamo, gestione politica degli affari. Beh, insomma, io quello che mi chiedo e mi dico è come Salvini giustamente riuscirà a frenare questa nuova botta di populismo che contraddistinguerà i prossimi mesi. Tra l'altro, oggi, in maniera veramente perfida, Sallusti sul giornale fa vedere quanti soldi si sono intascati Di Battista e Di Maio facendo i politici: 900.000 euro l'uno e 811.000 euro l'altro, che secondo me con i loro mestieri precedenti se li sarebbero sognati, anche i loro genitori, visti i bilanci delle loro famiglie. Dossier del Fatto molto interessante sulle aziende italiane che sono andate all'estero e che in realtà vanno all'estero e comprate all'estero, ma non muoiono, anzi aumentano di produttività. Oggi vi segnalo un pezzo di Ferrara. Io sono un grande fan di Ferrara, e ogni tanto ci sono degli sprazzi di genialità, sembra Neuromante, no? Avete presente quello che stava, vabbè, se non l'avete presente, è un grandissimo libro di fantascienza che a me mi ha molto appassionato, in cui una specie di mondo onirico c'è, cioè qualche sprazzo di lucidità. E ogni tanto degli spazi di lucidità ci sono anche in quello che scrive Ferrara, dicendo: non riesco a capire per quale motivo abbiamo vissuto con quest'incubo dell'esercizio provvisorio, quando vediamo che in America Trump fa lo shutdown, e non solo Trump, cioè sostanzialmente si tiene in bilico il pagamento della pubblica amministrazione, sono sistemi completamente diversi, ma è molto interessante la provocazione di Ferrara. Ma per il resto delle 80 righe sono scritte, basta leggere le prime 5, in maniera incomprensibile ai più, cioè un gergo che non è un gergo ormai per cui devi starci forse 6-7 ore per cercare di decifrarlo. Il Messaggero si occupa sempre di finanza pubblica, soprattutto di cose che lo riguardano, cioè romanità, pubblica amministrazione, ci dice che quota 100 la godranno soprattutto i
gli statali, e già lo sapevamo, e tira fuori un numero che forse in parte già si sapeva, è che 200.000 saranno statali che andranno in pensione anticipata e creeranno 40.000 persone in buco, perché ci saranno 40.000 persone che non si riusciranno a sostituire, anche perché mi sembra che fino a prova contraria per fare le assunzioni nelle partecipazioni statali, non so se anche per i navigator del Mississippi che verranno assunti da Di Maio per darci una mano sul reddito di cittadinanza, ma ci vogliono dei concorsi previsti dalla Costituzione. Come cavolo si faranno a sostituire questi 100.000? Ce lo faranno sapere nei prossimi giorni. Inizia nel 2019, se lo ricorda il Sole 24 Ore, per la verità l'ha fatto nei giorni scorsi, lo fa oggi in maniera meritoria, l'anno della fattura elettronica. Anzi, se lo ricorda oggi meritoriamente La Verità di Belpietro, che ci dice inizia l'anno della famigerata, l'inferno della fattura elettronica, perché se per le aziende è un costo, per le piccole aziende è un costo, una burocrazia in più, per noi professionisti sarà un disastro, anche perché voglio vedere come faremo i codici dispositivi, ci auguriamo che tutto funzioni e non come è successo con la Sogei, vi ricorderete, con lo spesometro. In sostanza, quando vi dicono che queste cose servono a semplificare la vostra vita, è una cazzata, scusate il giro di parole, si tratta soltanto di un modo per complicarla, perché il problema non è la fattura elettronica, il problema è i 2 miliardi che sono connessi all'introduzione di uno strumento che dovrebbe servire per semplificare la vostra vita. Allora, anche un bambino di 4 anni dice: se lo Stato prevede di incassare 2 miliardi dall'introduzione di una semplificazione, che cos'è che non va e che quella semplificazione fornirà dello Stato, o comunque renderà talmente pervasivo il controllo, sostengono loro, da parte dello Stato, che loro cercheranno di abbattere l'evasione fiscale. Quindi il fine non è la semplificazione, ma abbattere l'evasione fiscale. Quindi per noi che paghiamo tutte le tasse dovremo farci un mazzo così di burocrazia digitale per far recuperare questi 2 miliardi allo Stato. Complimenti con questa follia della fatturazione elettronica. Io non sono contro la fattura elettronica, oggi io facevo la fattura elettronica, ho fatto la pubblica amministrazione delle fatture elettroniche. Il problema è capire se questa roba d'amblè fatta così in un solo secondo sarà funzionante e semplice per noi, non per l'agenzia dell'entrata, per noi contribuenti e non per le finanze, per noi sfigati e non per i nostri dipendenti, che sono coloro che lavorano per renderci la vita più complicata. Questo è il principio che dovrebbe essere sottinteso a tutti i rapporti tra Stato e cittadini. Mentre da noi arriva la fattura elettronica, in Brasile arriva Bolsonaro, seconda economia delle Americhe, il suo PIL vale quello italiano, 210 milioni di abitanti, e noi siamo lì. Ciao Gabriele, auguri a Gabriele, che vedo che si è collegato in questo momento. E Bolsonaro è raccontato ai giornali italiani come se fosse una specie di fascistello pazzo, un po' peggio di Trump. In realtà chiunque abbia un po' di connessioni, non con i giornalisti brasiliani, non con quattro amichetti suoi brasiliani, ma che abbia vissuto un po' il Brasile, che sia andato un po' in Brasile, sa perfettamente che Bolsonaro ha vinto negli stati deboli, medi e alti della popolazione, perché non ce la facevano più del lulismo, di quelle minchiate che ci hanno raccontato i sudamericani. E oggi mi diverte leggere Repubblica, in cui dice che Bolsonaro sale sul trono. No, spiegatemi, quando va in galera Lula è un'ingiustizia, quando viene eletto Lula è un plebiscito, quando viene eletto Bolsonaro sale sul trono. Io la trovo una cosa fantastica. I mercati nel frattempo, dice il Sole 24 Ore, applaudono. Io non so se applaudano o non applaudono, ne frega relativamente, ma l'atteggiamento sempre che noi abbiamo nei confronti di chi non fa parte o della sinistra chavista o della sinistra sudamericana o dei democratici liberal newyorkesi è insopportabile. Quindi diamo e vediamo cosa succede con Bolsonaro, peggio di quello che è successo con i suoi predecessori, tutti mazzettari, se non peggio. Secondo me è difficile che avvenga, cosa che hanno creduto anche i brasiliani votandolo in massa. Veneziani si sposta alla Verità, grandissimo Marcello Veneziani, e oggi ci dice che nel 2019 sarà il primo anno dei sovranisti. Quest'anno hanno fatto le prove generali e l'anno prossimo, vedrete, faranno di più e meglio. Vai a casa, qualcuno me lo dice, anticipata lieva di 15 giorni, giustissimo, poveri imprenditori pagheranno sempre i ricchi. Buongiorno, ma fattura elettronica combatte l'evasione, ma non è che succederà al contrario? E questo appunto, Federica, quello che succederà è che chi non saprà fare la fattura elettronica farà ciao belli, vabbè, lasciamo perdere. Io vi do un grande saluto, un grande augurio a tutti quanti voi che non vi ho fatto ieri,
E niente, se vi piace questa zuppa condividetela, è sul sito nicolaporro.it. Giustamente Alessandro Gnocchi oggi scrive e dice, e oggi c'è scritto sul giornale ma non lo fa lui il pezzo, che è strano come il 2019 sia stato celebrato come l'anno di migliaia di cose, ma non come l'anno del suicidio contro i comunisti sovietici e russi di Jan Palach. Sul sito nicolaporro.it il punto di vista di Alessandro Gnocchi e questa zuppa tra poco. Ciao!